Buonasera a tutti e come sempre benvenuti alla Corte di Felsina. Allora, quest'anno ci troviamo il nostro già, vi chiedo un po' di silenzio perché già abbiamo il monitor che non funziona, mi ha dovuto prendere un monitor di fortuna perché il nostro non va oggi, ci fa la sorpresa. Allora, vogliamo innanzitutto dirvi che anche quest'anno, come sempre, come tutti gli anni, anche noi abbiamo aderito ad Art City Wine Night, organizzato con gli eventi promossi dall'ente fieristico, e quindi quest'anno, tra l'altro, loro festeggiano il 50° anno dalla fondazione di Arte Fiera, e quindi diciamo che noi aderiamo tutti gli anni proprio perché è un motore trainante per quanto riguarda l'arte contemporanea che a Bologna vale la pena tenere in piedi, insomma, perché l'ente fieristico da tanti anni organizza queste mostre che promuovono moltissimo l'arte contemporanea, visto che non è tanto conosciuta, insomma, è anche un po' difficile da comprendere. Oggi in questa occasione inauguriamo appunto la mostra d'arte visiva intitolata Little and Precious, le piccole e preziose, proprio sono definite le miniature, ed è nata proprio dall'idea di uno degli artisti partecipanti, Eroif, al secolo Danilo Fiore, che da alcuni anni, nonostante la sua giovane età, realizza miniature e anche, diciamo, dipinti in piccolo formato solitamente. Ho sottolineato la parola giovane età, le due parole giovane età, perché in effetti questo genere artistico, appunto della miniatura, oggi non è tanto comune. Diciamo che l'arte contemporanea predilige soprattutto i medi e i grandi formati, come sapete, insomma. E invece, insomma, le miniature sono degli oggetti d'arte anche molto particolari perché hanno delle misure veramente molto piccole e sicuramente ci vuole una certa capacità, una certa maestria e bravura, insomma, per poterle realizzare. E noi vogliamo ringraziare i nostri artisti anche perché sono 32 che partecipano, fanno sia arte pittorica, acquerelli e vari generi, ma anche fotografia e scultura. E alcuni di loro si cimentano per la prima volta in questo genere artistico, quindi devo dire che si sono veramente impegnati tutti quanti e sono stati molto bravi, io li voglio ringraziare. E quindi proprio per premiare il loro lavoro artistico abbiamo organizzato un piccolo premio che dopo la presentazione degli artisti e dopo la performance dell'artista che vedremo dopo, tra un attimo, e avremo una piccola votazione che gli artisti stessi che partecipano voteranno i loro colleghi, naturalmente a scrutinio aperto, e si vincerà questo piccolo premio di 100 euro per ringraziarli del loro impegno. Allora, intanto vorrei brevissimamente citare i nomi di questi 32 artisti e mostrarvi una veloce carrellata appunto in questo monitor di un'opera per ciascuno, perché altrimenti ci vorrebbe troppo tempo, insomma. Allora, diciamo, partiamo prima con la prima fotografia. Allora, questa è un'opera di una giovanissima pittrice di 17 anni, è alla sua prima mostra d'arte, si chiama Giorgia Astolfi e si è cimentata con grande impegno proprio nella miniatura. Quindi questa è un'opera veramente piccolina che abbiamo inserita in quella bacheca insieme ad altre 4 opere. E quindi diciamo che cominci molto bene, Giorgia, io adesso non la vedo, quindi speriamo che continui, eccola là in fondo, e speriamo che continui per questa strada, insomma. La seconda opera che andiamo a vedere è di Anna Rita Barbieri, è un'artista che dipinge e lavora da tanti anni, e ha rappresentato appunto, il titolo è Ende, Hildegarda, Properzia e Cristina. Sono state realizzate a olio e oro su tavola, chiaramente dedicata alle donne dell'antichità, le prime scrittrici, pittrici, donne letterate del periodo medievale, quindi si rifà chiaramente alle miniature dell'epoca medievale. Passiamo ora a Giovanna Barozzi, che è un'artista mantovana, che da moltissimi anni scolpisce e lavora il bronzo, e qui espone una teca con lavori in miniatura legati alla storia, naturalmente affascinante e celebre, della sua città, Mantova, quindi la famiglia dei Gonzaga, quindi una serie di opere in bronzo. Passiamo ancora alla prossima fotografia, che lì vedete grande, ma in realtà sono queste miniature piccolissime che sono state realizzate dal fotografo Paolo Bassi, e quindi sono delle piccole Polaroid che lui ha realizzato proprio per questa mostra con una serie di paesaggi. Qui adesso ne riusciamo a vedere solo uno, ma sono particolari i dettagli. Poi vi faccio vedere un'altra fotografia velocemente. Ecco, questo invece è un gruppo di opere che vediamo anche qua di fronte, sono degli acquerelli e due fotografie legate della pittrice, artista e fotografa, anche fotografa d'arte modenese, Barbara Beltrami, che naturalmente si sta cimentando con una serie di opere legate a un viaggio,
scusate, a Lisbona. Scusate, ma l'influenza forse sta attaccando anche me. Spero di no. Continuiamo ancora con un'altra opera in piccolo formato. Sono miniature quadrate realizzate dalla pittrice bolognese Simona Braiato, realizzate su carta pastelmat col pastello morbido. Poi abbiamo ancora una pittrice, questa è di Padova, Patrizia Darè, che si lega anche lei, come l'artista che abbiamo visto prima, alle miniature di tipo medievale, quindi con l'oro e naturalmente quei pigmenti che venivano usati a quell'epoca. Andiamo avanti, ecco, questo è il nostro artista che ha ideato appunto la mostra, è Roif, Danilo Fiore, lì ci sono le sue opere, lui lavora automaticamente quasi sempre con le miniature e questo è un suo autoritratto, sempre molto colorato. Poi abbiamo il pittore di Latina, Fernando Falconi, questo è un professionista, viene dalla scuola di Toti Scialoia, è stato anche un grande amico di Carlo Levi, era una persona che ha un'età, e infatti oggi purtroppo non ha potuto essere presente, ma ha realizzato queste opere, sono quattro miniature realizzate con collage e dei materiali vegetali assemblati, essiccati. Questo è un altro pittore che si chiama Matteo Lolli in arte firmo, che ha realizzato quattro piccole miniature, disegno e pittura con diverse tecniche, intitolato Modella, dove fa vedere tutti i vari passaggi per la realizzazione delle sue miniature. Questo invece è un altro pittore bolognese, scusate, sono andata avanti, Bruno Fustini, che ha realizzato sei miniature con diverse tecniche, tra l'altro due con la ceramica, e sono tutte rappresentazioni di Bologna viene dalla scuola dei Pozzati, di Severo Pozzati, quindi è anche cartellonista, è stato nella vita anche cartellonista. Questo invece è Gabrio Vicentini, adesso provo ad aprirla un po' perché è molto piccolina. Gabrio Vicentini è un altro pittore invece del Polesine, vive a Bologna ma viene dal Polesine, quindi è abituato a lavorare le sabbie della sua terra, del Po, delle spiagge del Po, colorandole appunto con queste tinte brillanti con cui lui realizza i suoi paesaggi e in questo caso ha portato cinque miniature molto piccole realizzate con queste tinte. Ecco, questo invece è lo scultore designer Gino Gamberini, che ha realizzato proprio per questa mostra un'installazione che è nell'altra saletta, appunto è un libro sfogliabile, sono delle teche che si possono sfogliare dove sono state realizzate una serie di miniature col polisterolo lavorato a oro e col fuoco in modo da dare questo, da creare questi fori che poi sembrano un po' dei lavori di fantasia, ricami eccetera. Poi andiamo avanti ancora, se ci riesco a... eccolo qua. Ecco, qui invece abbiamo una serie di fotografie che sono qua esposte del fotografo bolognese Franco Gelfi, che realizza, questa è una elaborazione digitale chiaramente come vedete, ma anche altre foto invece naturali, spontanee, di scorci notturni e diurni della città di Bologna e dei suoi dintorni. Questa invece è una fotografia in particolare in bianco e nero, realizzata come l'altra serie sempre in bianco e nero, e dalla fotografa d'arte anche lei, Nicoletta Guerzoni. Tra l'altro questa opera, che si intitola Vorrei riposare nello scrigno di un fiore, è stata scelta come copertina, per realizzare la copertina del libro della scrittrice Valeria Celli, che verrà presentato sabato prossimo alle 18, se qualcuno vuole partecipare, è un libro che parla di poesie e di pittura, infatti sono presenti anche opere di artisti che stanno esponendo qui in questo momento e sono stati pubblicati all'interno del libro. Poi passiamo a questo libro che appunto abbiamo di Valeria Celli. Passiamo alla prossima artista, qui abbiamo una serie di miniature realizzate dall'attrice che tra l'altro è anche scrittrice, non soltanto pittrice, comunque la definiamo pittrice in questo caso, Maria Luigia Ingallati, e alcune opere appunto sono sue, opere sono appunto presenti nel libro che ho citato prima, e qui presenta sei miniature dipinte con acrilici su tela rappresentando il mondo delle costellazioni e degli angeli, che sono temi che le sono particolarmente cari. Poi continuo con la fotografa Jamin, che è una giovanissima artista, che presenta una serie qui di bianchi e neri sfumati con appunto giochi di elaborazione digitale. La serie si intitola Moxa, che nel mondo dello yoga, forse qualcuno di voi lo saprà, rappresenta in qualche modo la liberazione dall'illusione dell'ego. Poi andiamo avanti, ecco, questa invece è un'artista che da tanti anni opera, Elvira La Guardia, e fanno parte di una serie di opere intitolate, una serie che lei realizza, Gesto Emotivo,
perché appunto l'artista elabora distinto e dipingendo direttamente con le dita, senza bozzetti preparatori, queste figure astratte, che però spesso e volentieri escono fuori delle figure bizzarre che hanno molto, molte volte sono riconoscibili anche con delle forme umane, insomma. E invece molto riconoscibili sono le opere di Pasquale Lombardo, acquerellista che lavora appunto a Bologna da diversi anni, e qui presenta una serie di opere proprio che rappresentano i luoghi più importanti storici della nostra città. Ancora Fabrizio Malaguti, queste sono fotografie apparentemente naturali, in realtà se vedete questa, la Torre di Pisa, anche queste sono miniature, sono un'elaborazione digitale, perché come vedete anche voi la Torre di Pisa non è pendente, quindi crea questi giochi di fantasia appunto che sembrano reali. Poi un'altra rappresentazione particolare, reale di Bologna, ma originale, di Bologna la Rossa appunto, con i suoi portici, è quella che ci presenta la pittrice anche e fotografa polacca Aneta Malinowska. Questa è una Bologna con proprio la sua planimetria, così come è rappresentata nella realtà, e ha inserito 150 piccolissime fotografie che si possono guardare con la lente 100, scusate, mi sono sbagliata io, 100 fotografie che si possono vedere con la lente di ingrandimento dei portici della città, quindi vari scorci dei portici. Poi andiamo adesso, vediamo, alle romantiche opere, miniature di, ecco qui la nostra performance che arriva, alle miniature appunto della pittrice bolognese Anna Malverdi, che in questo caso si è cimentata con una serie di lavori legati ai giochi dei bambini, quindi il cavallino dondolo e i varie situazioni che possono ricordare il mondo dell'infanzia. Poi abbiamo un'altra artista che apparentemente potrebbero sembrare dei giocattoli, invece sono delle vere e proprie opere d'arte realizzate, costruite e dipinte e allestite interamente a mano, piccolissime, ed è Marichita, Irene Manente, pittrice veneziana, e che appunto realizza questi bauli ispirandosi a un artista americano praticamente che visse nel Novecento e realizzava questo genere. Lei comunque rappresenta solitamente tutte queste figure femminili che fanno parte della storia dell'arte dell'America Latina e dell'America Ispanica. Poi qui abbiamo invece, tornando al tradizionale, le miniature ovali e non ovali della pittrice e paesaggista, soprattutto come la definisco io, vergatese Paola Marchi, che si sta fotografando in questo momento, opera, giustamente. Ecco, l'Appennino bolognese è un soggetto che lei solitamente predilige e chiaramente nelle sue opere, in questo caso olio su tela, è sempre rappresentato questo bellissimo Appennino, sempre ripreso nei suoi più minuziosi dettagli. Poi passiamo avanti, passiamo alla metafisica in qualche modo, sono le opere tipiche della bellunese Graziella Massenzo, Nagra, che appunto costruisce sempre questo solito filo che collega il cielo con la terra e questi colori molto brillanti, solitamente acrilici, che ha realizzato in questo caso con queste piccolissime miniature su tela. Stiamo quasi avvicinandoci alla fine della nostra carrellata, abbiamo la pittrice romana Enza Messini, che è tra l'altro anche scenografa della RAI e che è proveniente dalla scuola di Mario Schifano. Per questa mostra ha affrontato proprio le varie sfaccettature del mondo femminile con questa piccolissima serie di 6 opere Atmosfere di un mattino d'estate, realizzate con pigmenti e olio su tela riportate su supporto liquido. La prossima immagine invece è un acquerello molto delicato dell'artista Patrizia Pacini Laurenti, fiorentina. Tra l'altro devo ricordare che la scuola di Firenze, Lucrezia Tornabuoni, qualche anno fa le ha dedicato una targa in onore alla carriera, proprio perché da tanti anni realizza questi lavori particolari che sono acquerelli ma con delle tecniche miste sue particolari. Poi andiamo avanti ancora e stiamo avvicinandoci al termine. Qui abbiamo invece un'immagine che fa parte di 4 miniature dedicate ai solidi geometrici, realizzate con graffite su tavola spessa di legno chiaro, dalla maestra dei solidi, come piace a me chiamarla, e adesso non la vedo, è lì nascosta, lì di dietro, la pittrice bolognese Stefania Musso, e che appunto con i suoi lavori precisi e dettagliati ha meritato negli anni varie commissioni per marchi importanti, come ad esempio, ne dico solo uno, la Maserati, i lavori di precisione che lei realizza.
Poi prosegue, andiamo verso la fine con il giovanissimo pittore, giovanissimo, è la sua seconda mostra, e quindi anche lui si sta facendo le ossa, insomma, con queste prime mostre, e si è cimentato coraggiosamente anche lui con le miniature, perché non le aveva ancora realizzate. Ha trasformato, appunto, diciamo così, quello che è una tecnica antichissima della miniatura in qualche cosa di contemporaneo, realizzando queste opere di cui quella che vediamo adesso si intitola Caramello. Poi abbiamo, questo invece è un quadro, sono delle piccolissime miniature di una musicista, artista, musicista e pittrice, Simona Simonini, che le realizza dopo aver, diciamo, essersi cimentata con le sue composizioni musicali, di musica sinfonica, e appunto le visualizza le immagini, i colori, e poi le riporta sulla tela. In questo caso ha usato carta fotografica con, appunto, acrilici e foglia d'oro. Si intitolano Nature Ideali. Ora concludiamo con questa immagine molto bella, particolarissima, la fotografia della fotografa italo-greca Chloe Vlamidis, che è anche poetessa, infatti ci sono delle sue poesie anche abbinate alle opere, e qui appunto ha accompagnato le fotografie appunto a queste poesie che sono proprio collegate alle immagini che ha voluto raccontarci con la sua macchina fotografica. Ora concludo con l'ultima opera, che è quella legata invece alla performance della nostra artista Moira Lena Tazzi. Allora, l'opera di Moira è stata intitolata all'artista storica di epoca vittoriana Sarah Biffin, e infatti la performance si lega proprio alla storia di questa artista, che come vedete è priva degli arti superiori, quindi lei dipingeva per la corte inglese, per la regina d'Inghilterra, la regina Vittoria, con la bocca. Quindi ora il titolo della performance è I limiti sono nella nostra mente. Vediamo l'abito che sta indossando, che è un abito particolare realizzato da lei a mano, con queste piccole miniature che rappresentano occhi, sono gli occhi che ci guardano, no? Che ci osservano e che ci giudicano. Quindi ci agganciamo al discorso di Sarah Biffin, che nonostante i giudizi di chi poteva dire che potevano non essere capaci di dipingere, ha realizzato delle bellissime opere d'arte che sono nei maggiori musei del mondo. Quindi adesso io lascio la parola alla nostra Moira, che presenterà la sua performance. Prego Moira, quindi siedo qua, non guardate. Grazie, sono anche gli occhi che noi dobbiamo avere per guardare dentro di noi, anche questo. Scusate, prima accendo la cassa, che così tutti possono sentire. Uno, due, prova, uno, due, tre, sì, prova, quindi ci vuole tutto. Ok. Mi chiamo Sarah Biffin e desidero raccontarvi la mia straordinaria vita. Una storia dipinta con i colori più autentici e segnata da incessanti sfide. La mia nascita mi rese unica, sono venuta al mondo priva di braccia e gambe. Correva l'anno 1784 quando nacqui sotto il cielo di un piccolo villaggio rurale della contea di Somerset nell'Inghilterra sud-occidentale. In un'epoca in cui molti genitori avrebbero potuto abbandonarmi ad un destino di morte, la scelta dei miei genitori, umili contadini, di tenermi e crescermi insieme ai miei 5 fratelli fu un gesto di amore e coraggio incredibili. All'età di 8 anni desideravo moltissimo acquisire l'uso dell'ago, ma i miei genitori scoraggiarono l'idea ritenendola del tutto impraticabile.
Tuttavia non mi lasciavo intimidire e ogni volta che mio padre e mia madre erano assenti praticavo continuamente ogni invenzione finché alla fine potevo con la bocca infilare un ago, fare un nodo, fare lavori fantasiosi, ritagliare e fare i miei vestiti. Crescere in una famiglia umile e numerosa mi insegnò a trovare la bellezza nelle piccole cose. Nella mia famiglia tutti dovevano rendersi utili e guadagnare e così all'età di 12 anni venni affidata al signor Dukes, un uomo di spettacolo che mi faceva esibire come attrazione a pagamento nelle fiere in giro per l'Inghilterra. Dukes e la moglie erano fortunatamente brave persone. Io vivevo con loro come parte della famiglia. Grazie a loro imparai a leggere e scrivere e perfezionai l'abilità nel cucito, imparando ad usare le forbici con destrezza. Unendo movimenti di bocca e spalla, mi cucivo i vestiti ritagliandone i modelli su carta e riuscivo perfino a pettinarmi da sola. Ero diventata una grande attrazione nelle fiere. Si pagava un biglietto per vedermi, ma Dukes, per aumentare i profitti, mi insegnò anche a dipingere con la bocca. E fu una vera magia quando presi in bocca il mio primo pennello. Con perseveranza e determinazione mi esercitavo per essere sempre più brava. Volevo essere vista non per il mio aspetto fisico, ma per le mie qualità. Per 16 lunghi anni viaggiai continuamente, salendo sul palco nel freak show di Mr. Duke, insieme ad altre curiosità umane, persone con caratteristiche fisiche particolari, sfruttate per attirare pubblico pagante per le quali questi spettacoli, se così vogliamo definirli, rappresentavano l'unico modo, seppur triste, per sopravvivere. All'epoca andavano molto di moda i freak show ed io ero considerata un fenomeno da baraccone, ma diventai molto famosa e venivo chiamata The Limbless Wonder, la donna arti, e persino l'ottava meraviglia del mondo, ed ero ritratta come una sirena senza gambe e braccia. Nel manifesto che stamparono per la fiera di San Bartolomeo, hanno scritto su di me: nata priva di braccia e gambe, ha un aspetto avvenente, 28 anni, ed è alta solo 37 pollici, mostra un grande genio, scrive bene, disegna paesaggi, dipinge miniatura, e molte altre cose sorprendenti, tutte cose che esegue principalmente con la sua bocca. Gli adulti pagavano uno scellino per vedermi. Il biglietto per bambini e servi costava 6 pence. Davanti a un pubblico meravigliato ritraevo paesaggi e ritratti che il pubblico acquistava per 3 guinee l'uno. Agli scettici veniva proposta una scommessa. Avrebbero ricevuto 1000 guinee se non fossi riuscita a dipingere, scrivere e cucire. Dukes era il solo vincitore su ogni scommessa, ma anche sui guadagni. Io ricevevo soltanto 5 sterline all'anno. Nel 1808, alla fiera di San Bartolomeo, ebbi la fortuna di incontrare George Douglas, conte di Morton. Il nobile, incredulo di fronte alla mia bravura, volle accertarsi che non ci fossero inganni, perciò mi ordinò un ritratto e tra una seduta e l'altra si portava a casa il lavoro per essere sicuro che nessuno a parte me gli mettesse mano. Convinto infine delle mie abilità, capii che avevo un grande talento come artista. Lui non mi guardava certo per la mia disabilità. Mi prese sotto la sua ala protettiva e mi fece dare lezioni dal pittore reale William Marshall Craig. Le lezioni pagate dal conte portarono in poco tempo i loro frutti. Le mie opere diventarono più accurate. La mia pennellata delicata si era fusa con una tecnica perfetta. Dopo tanto studio e impegno, venni ammessa alla Royal Academy of Arts, infrangendo la regola che vietava alle donne l'ingresso nella scuola. Raggiunsi un traguardo inaspettato così importante che stentavo a crederci. Nel 1816 terminò il mio contratto con Dukes e finalmente libera dalle esibizioni nel freak show potevo dedicarmi soltanto alla pittura. Il successo e la fama arrivarono nel 1821 quando ricevetti la medaglia d'argento dell'Accademia Reale come miniaturista. Le mie opere vennero esposte sia nella stessa Accademia che in diverse mostre d'arte.
Il conte di Morton mi presentò alle famiglie più in vista del paese e alla famiglia reale, che mi chiese di realizzare ritratti in miniatura dei suoi membri. Feci il ritratto alla regina Vittoria e al principe Alberto. Fui chiamata a Bruxelles, dove dipinsi miniature del principe d'Orange e della principessa Augusta. In Inghilterra ero ormai un'icona, ma nonostante la mia notorietà e il mio talento, venivo ancora trattata come una caricatura, come un oggetto di scherno. Sono stata menzionata in diverse opere letterarie dell'epoca, ma nessun riferimento alle mie qualità, ai miei riconoscimenti come artista. Nella poesia di Thomas Hood, La sirena di Margate, mi si prende apertamente in giro, e nessun riconoscimento come donna e pittrice nemmeno nei romanzi di Charles Dickens. Ma non mi persi d'animo, neanche quando si dimenticarono di portarmi a casa alla fine di una serata a teatro. In seguito assunsi un servitore che mi portava in braccio ogni volta che dovevo spostarmi. Io ero alta poco più di 90 centimetri e impossibilitata a camminare. Il reverendo Edward Boyce Elman mi descrisse così nel suo libro Ricordi di un pastore del Sussex. Una donna dall'aspetto pesante, indossava sempre un turbante ed era sempre seduta su un divano. Il pennello era appuntato, a una grande manica a sbuffo che copriva il corto moncone della parte superiore del braccio. Fissava e staccava il pennello con i denti quando era necessario lavarlo. Quando dipingeva, piegava la spalla destra in avanti, quasi a toccare il tavolo. Dichiarava di essere avvantaggiata rispetto a chi ha le braccia, perché sicuramente era più facile dipingere con un pennello corto che con un bastone lungo. Io, Sara Biffen, figlia di poveri contadini e donna con disabilità, ero diventata una donna di successo. Le importanti commissioni mi fruttarono abbastanza denaro da permettermi di aprire un mio atelier a Bond Street, nel West End di Londra, dove le persone per una piccola somma potevano entrare per vedermi dipingere. Mi ritraevo spesso, circondata dagli strumenti del mio mestiere, con il pennello che sbucava dalla manica a sbuffo, pronto per essere afferrato con la bocca per dipingere lavori dettagliati e raffinati. Volevo trasmettere prima di tutto la mia immagine di artista. Ma ero anche una donna d'affari ambiziosa, che non trascurava di pubblicizzarsi sui giornali, sfruttando assolutamente la mia disabilità per promuovermi e firmando le mie opere con le parole senza mani, per richiamare l'attenzione degli acquirenti. Ma non tutte le mie battaglie furono vinte con il pennello. Anche il cuore volle la sua parte, così mi trovai ad amare. Il 6 settembre 1824 sposai William Wright. Il giorno del mio matrimonio, il mio sposo infilò la fede nuziale in una catena che mi mise intorno al collo. Sfortunatamente quel capitolo della mia vita fu breve e doloroso. Un sogno che si infranse e il mio cuore fu spezzato. Mio marito dimostrò di essere un mascalzone, fuggendo con tutti i miei risparmi. E poco tempo dopo mi ritrovai anche priva della protezione del conte di Morton, che morì nel 1827. Lui mi aiutava economicamente ed era diventato anche un grande amico e confidente. Senza il suo aiuto, le richieste dei committenti si fecero sempre più rare ed io diventai sempre più povera. Nel 1829 mi trasferì a Brighton per eseguire miniature di Maria Fitzherbert, moglie di re Giorgio IV, ma in seguito dovetti lasciare improvvisamente la città per i debiti che avevo accumulato e per un po' mi spostavo in fretta e furia da un luogo all'altro per sfuggire ai miei problemi di insolvenza. Arrivai infine a Liverpool nel 1841 con la speranza di varcare l'Atlantico e realizzare il sogno americano. Desideravo intraprendere una brillante carriera in America, ma le cose non andarono come avrei sperato. Andavo avanti grazie alla generosità di alcuni sostenitori, tra cui il filantropo Richard Radford, che organizzò una sottoscrizione pubblica per aiutarmi. Io stessa
scrissi alcune lettere chiedendo supporto economico, ma fu fatto ben poco. Chiesi aiuto anche a Charles Dickens, che aveva parlato di me in numerosi suoi romanzi e novelle, ma non ebbi mai risposta. Mi dispiacque molto sapere che mi descriveva sempre per la mia disabilità e non per il mio talento artistico. Quando nel 1850 mi addormentai per l'ultimo viaggio, me ne andai serena, con la certezza che avevo lasciato dietro di me un'eredità di coraggio, forza e speranza. Il mio epitafio parla per me. Pochi hanno attraversato la valle della vita come la defunta, figlia di una fortuna sfortunata, eppure dotata di doti mentali non comuni, di singolari talenti artistici. Una poesia che si lega bene al racconto della vita di Sarah Biffen è Invictus, di William Ernest Henley. Questa poesia parla di resilienza, coraggio di fronte alle avversità e grande forza interiore, temi che rispecchiano profondamente la vita e lo spirito di Sarah Biffen. Nella notte che mi avvolge, nera come il pozzo più profondo che va da un polo all'altro, ringrazio qualunque Dio esista per l'indomabile anima mia. Nell'aspra morsa delle circostanze non ho arretrato né gridato. Sotto i colpi della sorte il mio capo sanguina, ma è indomito. Oltre questo luogo di collera e pianti si staglia solo l'orrore delle ombre, eppure la minaccia degli anni mi trova e mi troverà senza paura. Non importa quanto sia stretto il cancello, quanto piena di castighi la vita, io sono il padrone del mio destino. Io sono il capitano della mia anima. Io, Sarah Biffen, padrona del mio destino, pittrice priva di braccia e gambe, ma con ali nell'anima che mi hanno resa libera di volare, ho vissuto. In ogni pennellata, in ogni battito del mio cuore, ho dimostrato che i limiti sono nella nostra mente. Dove qualcuno, se ha voglia di cimentarsi, può fare una prova con un pennarello e vediamo se riesce a dipingere con la bocca. Qualche volontario? No. Sì, allora, ho realizzato questo quadro che ti parla da sé, penso, no? Sia abbastanza comprensibile. Quindi apriamo le porte della nostra mente, quindi, no? Che sia come che la nostra mente vasta come l'immensità del cielo. E allora vi chiedo, vi invito, chiaramente sarà tutto fortunatamente disinfettato, eccetera, oppure se avete voi una penna preferite usare la vostra, se no ve ne diamo una noi, e quindi provare a dipingere con la bocca questo cielo azzurro. Questo. Grazie. Volontaria, faccio la volontaria, sì. Sono disinfettate, se no con le fazzolettine, esatto, prende lei, così, uno fa da sé. Allora.
Dopo ci dirà se è facile o difficile. Ci vuole anche il ghiaccio, no? Allora, gli artisti non conoscono, mi fai credo. Gli artisti non scappino perché devono votare. No, non è perché qualcuno, ma perché è per primo lei, cioè lei. Forse ci vuole un pennello più che una penna, più morbido un pennello. No, era un gatto. Però se te lo faccio è poco inciso. Certo. No, era un pennarello. Però ho firmato. Bene ragazzi, allora complimenti a quelli che si sono accidentati. Direi che possiamo a questo punto passare tutti gli artisti che fanno parte della mostra. Se possono venire qua, se mi bastano la cosa, facciamo la votazione intanto che gli altri qua mangiano. Noi facciamo la votazione. Allora, io comincerei.